Per il settimo turno del campionato di eccellenza si sfidano al comunale di San Ferdinando di Puglia l'Ortanova in maglia rossa con il completo nero-verde il Corato. Direzione di gara affidata al signor Natale Rossiello della sezione arbitrale di Molfetta, assistenti Pedico e Vito Bello della sezione arbitrale di Barletta. Con le immagini andiamo alla sintesi della gara. Corato a caccia di punti per inseguire le battistrada, Ortanova reduce dalla vittoria nel derby contro il San Marco. Subito pericolosa la formazione ortese con questo spunto di Torraco. Al terzo minuto il pallone finisce sul fondo. Non accade più nulla fino al 35esimo, quando arriva il gol del vantaggio della formazione di mister Bonetti con il cross di Lanzone che trova la testa di Davide Lamacchia che porta avanti la formazione ortese. Rivediamo qui lo spunto vincente da parte del numero 5. L'occasione per la replica degli ospiti è di Colabello al 46esimo. Nei minuti di recupero il pallone finisce tra le braccia di Bertrand. Finisce anche la prima frazione senza altre emozioni. La ripresa si apre con la conclusione di Omandè, facile per il giovanissimo Bertrand in porta quest'oggi dell'Ortanova. Poi il pari della formazione di mister Di Domenico con Conè che serve Brandonisio al 51esimo e il pari della formazione nero-verde. Rivediamo qui il gol del pari per la formazione ospite. Poi ci prova dalla distanza di Omandè, il pallone facile per Bertrand, il lancio di Lanzone a cercare Consolazio che si libera, la conclusione facile questa volta per Addario. Poi ancora Ortanova con questa occasione per la formazione ospite, ancora Consolazio protagonista, il pallone alto sulla traversa. Al 75esimo ci prova dalla distanza Santoro, facile ancora per Bertrand. All'85esimo poi è la volta di Conè con questa occasione che serve Ripanto, il pallone sull'esterno della rete. Finisce la partita, era caratterizzata davvero da poche occasioni, con il pari che accontenta sicuramente l'Ortanova che raggiunge in classifica quota 10 punti e che nel prossimo turno affronterà in trasferta il Borgo Rosso Molfetta. Per il Corato sicuramente un mezzo passo falso in attesa di recuperare la gara contro il Foggia in Cedit e soprattutto del big match di domenica prossima che vedrà opposta al Ruvo di Puglia la formazione nero-verde alla capolista Manfredonia.